Bisogni, chi vuole intervenire per cortesia, intanto grazie. Grazie Presidente. Settimana, no, meglio, il 26 giugno abbiamo approvato una legge per dire no alla combustione dei rifiuti sotto qualsiasi forma. Una legge importante perché secondo me indica proprio la strategia che la Regione Marche ha scelto e che vuole portare avanti. Ovviamente, se scegliamo di non bruciare i rifiuti, come è giusto che sia, dobbiamo però credere ed investire in tutte quelle attività che riciclano i materiali o riducono i rifiuti alla fonte. È importantissimo questo qui, perché altrimenti poi, se non facciamo questo, ci ritroveremo con una massa di rifiuti che dovranno obbligatoriamente andare in discarica. E siccome noi vogliamo ridurre al minimo le quantità che vanno in discarica, che non sono 700.000 tonnellate come qualcuno ha scritto, ma meno della metà, molto meno della metà, è chiaro che dobbiamo credere ed investire appunto in questa attività. E quindi sono molto contento di questa proposta, la voterò con estrema convinzione. Voglio approfittare però, ecco, di questa occasione per ricordare anche gli ultimi episodi. Recentemente c'è stato un incendio a una ditta nel maceratese di recupero dei materiali, che ricava metalli preziosi dai rifiuti industriali. Dobbiamo stare purtroppo molto attenti e vigilare affinché episodi del genere non si ripetano. Non è facile, ovviamente, è facile a dirlo, non è facile a fare. Però noi dobbiamo essere gelosi e proteggere gli impianti e le aziende che sono nostre alleate in questa strategia. In questa strategia. E siccome in Italia negli ultimi mesi sono state oltre 250 le aziende che sono andate a fuoco in tutta Italia sul trattamento dei rifiuti, dobbiamo anche, io ho fatto anche un'interrogazione, adesso arriverà in aula, vigilare affinché non ci siano azioni da parte di associazioni malavitose ai danni delle aziende che legittimamente operano nel nostro territorio. Quindi dobbiamo agire su molti fronti. Dicevo l'altra volta, tanti tasselli che si incastrano. Questo ne è uno che ci aiuta ad andare nella direzione giusta. Perché questa proposta di legge, che spero oggi sarà approvata all'unanimità, va nella direzione di ridurre i rifiuti alla fonte. Perché ovviamente se abbiamo meno imballaggi avremo meno rifiuti. Ricordo che le Marche, siamo molto bravi a differenziare noi marchigiani, ma produciamo più, se non ricordo male, di 585 kg a persona l'anno di rifiuto, che è un numero abbastanza preoccupante. Dovremmo diventare più bravi a ridurre questo numero. Quindi questa legge va proprio nella direzione giusta. Io mi complimento con chi l'ha presentata e con gli altri che l'hanno anche migliorata, perché ho letto che nel passaggio alla Commissione le somme finanziate sono aumentate, quindi passate da 10.000 euro, se non sbaglio, a 50.000 euro. Quindi vuol dire che questa proposta di legge è stata ampiamente condivisa da parte di tutti. E quindi non farò come l'amico Giorgini, che quando io spesso propongo delle leggi fatte bene trova sempre il motivo per criticare, per fare polemica, ma quando raramente anche il Movimento 5 Stelle propone qualcosa di buono, io vi dico bravi e ve lo voto. Grazie.